negli ultimi tempi mi ero spesso domandato che cosa volesse dire continuare a correre a 37 anni suonati. Al di là dei risultati, oltre alla fatica, andare in bicicletta era la sola cosa che sapessi fare. Alzarsi presto la mattina, correre fuori con la prima luce, anche nei giorni più grigi. E mi metteva addosso una strana euforia. Essere sulla mia bicicletta era come essere un po' dovunque. Guardavo davanti a me la strada dritta, vuota. Ascoltavo il rumore dell'aria fra i raggi. Riuscivo a pensare cose che non avevo mai potuto pensare. Certe volte riuscivo anche a non pensare. Prima di ogni corsa provavo ancora un'emozione, farfalle nello stomaco, come da ragazzo. E mi sorprendeva ogni volta che qualcuno pensasse a me, al vecchio campione, per un'altra corsa. Sapevo che prima o poi sarei dovuto scendere di sella, ma non volevo pensarci. E senza dir niente a nessuno continuavo ad allenarmi, come una volta, come fossi uno alle prime armi. Avevo ancora molta, molta voglia di correre, salire sulla bicicletta, spingere sui pedali, andare avanti, in fuga. Verso che cosa, via da che cosa? Ma questo io non lo sapevo.